Benvenuti a tutti! In questo video vedremo come installare Scratch sul nostro Raspberry e come fare la Manjaro Roulette utilizzando Scratch. Ma prima di cominciare andiamo avanti con la sigla! Scratch è un software tramite il quale vi è data la possibilità di programmare a blocchi. Quindi questo linguaggio di programmazione è molto utile per chi ha le prime armi, come bambini o studenti delle medie. Tramite Scratch è possibile eseguire vari tipi di programmi che eseguiamo tranquillamente con Python o con C++. Oggi vediamo come fare la Manjaro Roulette, ma prima vediamo come installare Scratch sul nostro terminale. Per installare Scratch apriamo il terminale del nostro Raspberry Pi e digitiamo i seguenti comandi: sudo apt-get-update e attendiamo che la procedura termini. Poi digitiamo questo comando: sudo apt-get-install-scratch-3. Aspettiamo che la procedura finisca e nel momento in cui la procedura termina, Scratch è installato e possiamo aprirlo. Ma prima di far lampeggiare un LED, prima di tutto dobbiamo utilizzare un'estensione di Scratch. Clicchiamo in basso a sinistra. Clicchiamo su Raspberry Pi GPIO. L'estensione GPIO ti offre la flessibilità di connettere e controllare un'intera serie di dispositivi elettronici. Ora siamo pronti a far lampeggiare il LED, ma prima dobbiamo realizzare il circuito. Ogni board Raspberry, soprattutto per quanto riguarda le diverse versioni, può avere uno schema dei pin GPIO diverso. Io utilizzo una board Raspberry 3B e ha questo diagramma, pinout. Se siete interessati a scoprire qual è il vostro diagramma, basta cercare su Google il modello Raspberry che possiedi più pinout. Per realizzare il circuito dobbiamo utilizzare un LED, una resistenza, due jumper maschio femmina, una breadboard e una board Raspberry Pi. Ecco qui il diagramma di collegamento. Vediamo qual è la sequenza di blocchi che dobbiamo utilizzare. Il pin 13 fa riferimento al pin GPIO 27. Ecco il motivo per cui c'è il numero 27. Nel momento in cui si clicca sulla bandiera verde, in modo interattivo il LED collegato a pin GPIO 27 si accenderà e dopo un secondo di attesa si spegnerà e in seguito dopo un altro secondo si accenderà e così via con questa sequenza di accensione e spegnimento in loop. Ringrazio tutti coloro i quali hanno guardato questo video. Se il video vi è piaciuto lasciate like e iscrivetevi al canale per non perdere nessuna novità del mondo Arduino e Raspberry. Arrivederci!